Nell'Auditorium San Vincenzo Ferreri è stato presentato ieri il progetto BES, Interreg Italia-Malta, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dall'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, dall'Ordine degli Ingegneri di Ragusa e dal Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero. Sentiamo il coordinatore scientifico del progetto, il professore Nanni Randazzo. Siamo qua a Ragusa Ibla per il programma Interreg Italia-Malta. Il progetto è il progetto BES che mira a monitorare le microspiagge, le pocket beach cosiddette, per proporne una gestione, soprattutto una gestione sostenibile. Cosa sono le microspiagge o le pocket beach appunto? Sono quelle spiagge limitate da due promontori aggettanti a mare che di fatto controllano le onde che arrivano sulla spiaggia e quindi riducono l'impatto dell'onda stessa sulla spiaggia. Perché studiamo queste spiagge? Perché di fatto ci danno l'indicazione di eventi, di cambiamenti importanti che potrebbero essere appunto gli effetti del cambiamento climatico. Perché questo? Perché queste sono spiagge estremamente protette, quindi se iniziano a cambiare queste spiagge vuol dire che sta succedendo qualcosa di reale. Perché non usiamo le spiagge grandi e le spiagge normali? Perché quelle sono spiagge di fatto antropizzate, abbiamo i lungomare, abbiamo le strade litoranee, abbiamo le lottizzazioni, abbiamo mille altri problemi che influenzano il sistema che non necessariamente il cambiamento climatico.